Caroline, stavo per sbarcare tutto, infatti sono vestita come prima, adesso ho fatto un po' di video, mi cambiavo la maglia e mi sono accorta che Gingillo qua è colmo. Questo giro però non ho tolto le, cioè io ci butto tutto qua dentro e non ho guardato cosa c'è, nel senso. Quindi sarà uno spacchettamento dei prodotti finiti insieme, perché è roba di 2 mesi ormai, da un po' che non lo faccio, di solito lo facevo prima, ma mi ricordo già che dopo aver fatto il video io avevo già metà di, cioè dopo una settimana c'era già di nuovo metà di sto coso pieno. Vediamo ora cosa ci regala, anzi l'ho premesso. Allora, sì, il Jean Provost, Frank Provost. Questo prodottino ne avevo mandato un pochino anche alla Vilma, a Julie Fly 79, perché io l'ho comprato l'anno scorso e ci sono tre, è un, non vi ho detto cos'è, Paola, è un Soin Professionnel Protecteur de Chaleur, è un trattamento professionale protezione dal calore, ecco la roba da spruzzarti prima che fai la piastra, il fond. Io, ahimè, o per mia sfortuna, o per la sfortuna di Frank Provost, non, io per 10 mesi all'anno non uso il phon e mi farò la piastra. L'avete visto anche dei video? Io, cioè, sono, no, non mi vedo bene, mi vedo scurissimo. Oh, ecco, così mi vedo perfetta. Perfetta. E mi farò la piastra 5 volte all'anno, a esagerare, proprio quando non c'ho, cioè, quando mi viene lo schiribizzo. Perché me lo faccio più che altro per vedere a che punto sono arrivati i capelli. E quindi questo prodotto qui era infinito, però io devo dire che mi sono trovata abbastanza bene le volte che l'ho usato. All'ultimo creavo una schiumetta strana, ma perché agitavo il flacone e, come si dice, e veniva automaticamente la cosa. Anche la profumazione è buona, no, buonissima. Non rimanevo sui capelli, però sono fortunata io col fatto che non uso mai il phon, cioè non è una fortuna, uno decide di fare quello che vuole, ce la faccio. Perché contiene, c'è, cioè, acqua, water, che è la stessa cosa, e il secondo ingrediente è il dimeticone, cioè c'è qua dentro, cioè vabbè. Però se io lo promuoverei, nel senso, se vi serve per quello che fa, se usate spesso piastra, fanno quelle cose lì, usate qualcosa del genere. Magari non il Frank Provost, nel senso, qualsiasi cosa termico, protezione dalla temperatura, usatelo. Allora, ennesimo, ah, ne vedo un altro che sbuca. Acetone, tipo grappa, cioè va giù. Ah, questa qua, di che marca è? Strep. È la crema depilatoria che io usavo per i baffetti e per qualche pelucchio che ho qua. Vabbè, comunque non ha una marca, è la Strep la marca. Mi sono trovata bene bene bene. Di solito non uso spesso queste creme, ma di solito con le altre prima è finita. C'è la spatolina, sì. Ah sì, è finito. No, ce n'è. No, no, non è gramo, non è cattivo. Perché di solito queste cose spruzzano. Con le altre creme di solito devo aspettare più dei 15, dei 10 minuti che dicono qua. Invece questo dopo 10 minuti veniva tutto bene e via da Dio. Ho finito finalmente questo Essence Dry, lo spray asciuga per asciugare lo smalto, che io non ho ancora capito se funziona o no, non lo so. L'abbiamo capito che dipende anche dallo smalto che uno usa, l'asciugatura. Non è che tutti gli smalti asciugano in un minuto. Cioè, ad esempio, quelli che vi ho fatto vedere della Kiko, gli Sugar Matte, come non so, anche solo quelli del kit, anche tutti gli altri, ma Sugar Matte a me asciugano immediatamente come gli olografici, quelli della Pupa. Poi ho usato questi nail, vabbè, pacchettino di nail patch finito, crema idratante della Perlier al muschio bianco. Questa mi è piaciuta la profumazione, però non ho trovato che idratasse. Qua diceva sì, crema idratante, ve l'ho anche letto. Sono agitatissima, cosa c'ho? Allora, crema idratante corpo non idrata, cioè, no, io non ho guardato gli ingredienti perché ho paura. Ho paura, ho il terrore. Non si vede, cioè, ho tagliato giusto. Booty Respect, vabbè. No, c'è dello schifo. Ho finito con questo, ah, c'è anche l'altro, con questi due deodoranti io mi sono trovata da Dio. Me li ha mandati la Coti, anche lei fa video qua su YouTube, della Balea, non si sente più, buonissimi, che è una marca
Molti dicono l'ho acquistata al DM, ma esistono in Italia dei supermercati che si chiamano DM? Lei mi ha detto che questi li compra quando va in Germania o posti del genere. Questo qua era in edizione limitata, mi sembra, sì, al melone. L'ho usato io questo e questo è il mio moroso. Ci è piaciuto a tutti e due, lui è uno molto particolare su queste cose. Cioè, mi sono trovata veramente bene e mi è durato anche un sacco, anche se è una roba spray, che di solito le cose spray sono quelle che tendono o a sgasarsi o no, 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 perfetto, perfetto. Ho finito lui. Questo qua lo ricomprerò sicuramente, lo sapete, vi ho fatto una testa così, ci ho fatto, è vero, anche il giveaway sopra, il sapone di Aleppo. Io sto usando, ho usato questo qui, nel caso che non lo sappiate, della Carone SNC, non si leggerà mai, che è una fabbrica di Torino, e mi sono trovata veramente veramente bene. Qui c'è il collagen gel dell'SBC, che questo forse è l'unico di quelli dell'SBC, di questi gel della linea, che mi è piaciuto. La usavo solamente per il collo, puccichino, e poi facevo così, così, così. Mi è piaciuto, mi sembrava che mi avesse dato un tono. Poi vabbè, è arrivato Natale, sono ringrassata. 3 kg ho preso. Maledetta polenta e fontina, com'è buona! E la salsiccia alla griglia. Comunque, con questo qua, con la collagen gel, mi sono trovata bene. Infatti, se trovassi un kit con collagen gel e volevo comprarmi, c'era un detergente viso con dentro gli scrubbini dell'SBC. Quello mi ispira. Sto partendo con i detergenti viso. Quest'anno mi piacciono, cioè l'anno scorso è finito che amavo i detergenti viso. Poi. Ah, ecco, qui dentro c'era un gel esfoliante corpo, sempre dell'SBC, che mi ha mandato la Paola, mi sembra la ragazza di Genova, quella che mi ha fatto un paccone enorme. Continua a dirla Paola perché c'ho l'idea che era la mia omonima, ma spero veramente che sia. Sì, era Paola, ora Roberta. Cavolo, no, era Paola, era dell'SBC. Mi sono trovata veramente bene, ma io ho bisogno di uno scrub forte, forte, forte. Questo aveva una profumazione deliziosa. Sembrava tipo pompelmo. Sì, pompelmo, agrumato. Buono, buono, buono. Però per il mio corpo è troppo, troppo delicato. Mi sta piacendo tanto di più quella polverina da mettere, che mi aveva mandato lei, sempre dell'SBC, credo, da mettere insieme a detergente viso per fare lo scrub. Quella è disumana. Poi qui c'è questo shampoo di bellezza che era con un giornale della Biopoint, con estratti di argan, e in effetti leggendo dietro, cioè in mezzo a tutte le altre cose schifide, c'era l'olio di argania. L'avevo visto, era un altro? Sto dicendo una peperlatta? Sì, ce n'è in minimissimissima parte, però a me è piaciuto. Faceva la schiuma come dice a me, lasciava i capelli abbastanza morbidi, buono buono. Poi, qua cosa c'è? Crema per il corpo alla vaniglia nera della Bottega Verde. Ho finito, cioè ce n'è qua di fianco, però non riesco più a prenderlo e poi si è un po' solidificato. Questa base è rinforzante della Deborah, quelli dei kit della. Recupera le tue unghie già che puoi, ma non mi è piaciuto, cioè, non, a parte, vabbè, guardate un po', si vede sullo scuro, fa i fili e secco, cioè io li tengo benissimo gli smalti, li tengo meglio di come tengo me stessa, quindi non so se c'è la data di scadenza, comunque non ha un anno di vita questo, cioè, vabbè, uno che mi cade, stava partendo. Ho finito, make up finito. Questa long lasting della Essence che gira, ce n'è un pochino. Che era? Adesso la finiamo proprio del tutto. Tipo Pennarello, non scrive più, mami. Che aveva questa colorazione qua con dei leggeri glitterini. Mi era piaciuta un sacco. Avevo il terrore che i glitterini mi si infilassero nell'occhio e invece no. E sono veramente long lasting, lo sapete già. Finalmente se n'è andato questo mascara della Debbie, che è il Volume Experience. Si è seccato. Probabilmente ce n'è ancora. Vediamo un po' se. Sì, è proprio. Cioè, è secco. Anche lo scovolino sembra di un albero di Natale. Comunque, non mi era piaciuto. Mi piaceva. Mi stava piacendo. Verso la fine, quando forse si era un pochino addensificato un pochino, lì l'effetto non mi lasciava più quei grumoni. Questo forse l'avevo anche bocciato in un video, non mi lasciava più quei grumi di una volta, però non lo riacquisterei mai più. Finito
Finiti altri. Questi qui me li ha mandati l'Ilaria. Qui su YouTube è Malia. Latte corpo. Anche l'altra volta avevo detto di un. Avevo finito una cosa. Sempre dalla Veleda me l'aveva mandato anche quello lì, la Malia, non la Jolie Fry. Comunque, tutti quelli che mi hanno mandato qualcosa c'era qualcosa da vedere. Che mi piace abbastanza, tranne certe profumazioni, però. Io uso sempre veramente anche tutto quello che mi hanno inviato. Io ho sempre usato tutto perché, cioè, lo sapete già di mio, le cose che compro io non le butto, anche se non mi piacciono, io le uso fino all'ultimo. E in più le cose regalate, cioè veramente, anche se poi una cosa non mi piace la profumazione, ma che cavolo, dopo 10 minuti passa. Cioè, latte corpo nutriente, e qui c'era il doccia schiuma, crema douche, anche questo qua, finito, crema douche. Poi questo, uno di questi finito, e ne ho portati anche su due, ve ne ho parlati nel video del beauty viaggio. Ho finito anche questo, che era il Satin Sheets della Havo, ma era un campioncino, e è il primo rossetto che finisco nella mia vita, e beh. Poi, ultima cosa, qua c'è un prodotto che ve ne devo ancora parlare da anni e continuo a rimetterlo nel beauty case comunque. L'ultima cosa è questo qui che mi aveva mandato la Vilma, è il burro di karité 90% burro di karité dell'Equilibra. Mi è piaciuto tanto, unico problema, con un flaccone da 100 ml, io non esagero a mettere la crema, ci ho fatto 2 volte e mezza tutto il corpo, 2 volte. Non so se, non credo che c'entri la temperatura, comunque perché è burro, sapete che solidifica, e quindi anche a prenderlo, c'era infatti insieme, non so se c'è ancora qua, no, l'odore è buonissimo, è disumano, vedete, finito. C'era insieme, ah, ecco, questo potrei utilizzarlo, vabbè, un'altra cosa che devo fare, per metterci i balsami della mia nonna che mi ha dato i campioncini, ce li metto tutti insieme qua, così nella doccia, oh, è più comodo usarli. Comunque, è veramente, rimane duro anche se voi lo scaldate, anche per spalmarlo sulla pelle. Sembra di spalmare Nutella ghiacciata sul pane non tostato, cioè è impossibile. Infatti, l'ultime 2 volte che l'ho applicato, cioè delle 3 volte che mi è bastato, perché io sono ciccia, cavolo, mi ci va più crema. E poi me la metto ovunque, nel senso da qua in giù io metto la crema corpo. Non so se anche voi lo fate, nel senso. Non è che, cioè, io se ho una crema corpo la metto ovunque, non è che vado a cercarmi la crema specifica per il braccio destro, la crema specifica per la gamba sinistra, quella per il polpaccio del bambino, non lo so. Comunque, le ultime 2 volte che l'ho usato, l'ho messo nel microonde. Ed è diventato olio. Oh, è stata una goduria, così è stata una vera goduria applicarlo. Bello, bello, grazie ancora Giulia. Allora, questi qua erano i prodotti finiti, così adesso li andiamo a dividere nella raccolta differenziata tra tutti i flaconcini, vediamo un po'. E vi mando un mega bacione. Sono contenta che ho smaltito tutte queste cose, anche perché tra quelle che mi hanno regalato e le cose che ho preso su dai miei, ho di nuovo, cioè io ho roba nel bagno, quella che uso. Oh, quella che uso, quella che sostituirà quella che sto per finire, quindi quella che uso, e poi c'ho una stanzetta fuori dove ho, c'è una piccola cosa della cucinina, e sopra c'è un'altra crema, cioè potrei impazzire. Vabbè, comunque vi mando un bacio, riesco sempre a parlare per mille mila ore. Comunque, ciao. Dura, sono quelli della Essence, bello.